Massimiliano Orlandini, amministratore delegato di BetSlot. Siamo in un momento particolarmente delicato per il settore e forse ancor più per la figura del gestore. Ecco, come stanno vivendo le imprese di gestione questa fase di incertezza? Beh, condivido la tua analisi, questo è un momento topico, credo che sia uno dei momenti più importanti degli ultimi anni per questo settore. Beh, dall'altra parte credo che la figura del gestore da questo momento in poi ne verrà ulteriormente rafforzata. È chiaro che deve essere una figura di gestore che dà un servizio reale, che dà una numerica importante, quindi una figura secondo me e secondo noi più industriale del gestore. E quindi in questo momento sono particolarmente avvantaggiati quei gruppi che tra di loro creano una notevole solidarietà in termini commerciali, un avvicinamento, una massa critica più importante, al fine di dare un servizio assolutamente più importante ad un prezzo più vantaggioso e quindi creare i presupposti per il gestore futuro. Io credo che sugli accorpamenti e sulla massa critica non sia solo una valutazione del sottosegretario, ma sia una valutazione del mercato e di cui il mercato dovrà tenerne ampiamente conto. Ecco, se dovessi chiedere un intervento alla politica mirato per il settore o magari per la figura del gestore, cosa chiederesti oggi? Chiederei intanto un maggior livello di attenzione nei confronti della filiera. I tempi sono fondamentali, quindi ci sono alcune questioni da risolvere che sono importanti e abbiamo visto negli ultimi 3 anni. Non solo ci sono state una serie di avvicendamenti di aumenti di preu, cose mai viste, che hanno inciso fortemente sulla marginalità delle società, ci sono stati il cambio schede importante. Chiederei una maggiore attenzione anche in termini di fiscalità. Non siamo un settore di serie B, anzi siamo un settore di serie A. Per esempio proporrei un discorso legato al fatto che l'anno scorso abbiamo cambiato 450.000 apparecchi e oggi dobbiamo dismettere forzatamente circa il 35% di parco macchine. Quindi credo che sia importante introdurre un discorso di finanza agevolata, di fiscalità agevolata in qualche modo. Così come una maggiore attenzione sulle procedure, renderle in assoluto più dinamiche. C'è questa questione di Global Starnet che speriamo tutti si risolva prontamente, ci sono dei gestori comunque in gravi difficoltà, non possono aprire sale. Ecco, auspichiamo che un settore, che è un'industria che alloca presso di sé innumerevoli aziende e notevoli posti di lavoro, abbia quel livello di attenzione massimo che merita e che si è guadagnato e che mi pare negli ultimi anni invece non ci sia stato. Grazie.